Buongiorno e benvenuti a Zoom sulla città per un nuovo appuntamento dedicato alle attività del Comune di Napoli. L'ospite di oggi è l'assessore al Verde e alla Salute Vincenzo Santagada. Buongiorno assessore. Grazie, buongiorno buongiorno a tutti. Cominciamo dunque con un nuovo servizio offerto ai cittadini sul sito web del Comune di Napoli. Oggi infatti è possibile seguire in tempo reale le attività che riguardano il verde cittadino. Basta andare sulla pagina dedicata, quella che state vedendo ora in sovraimpressione. Come funziona questo servizio? Eh, una bella domanda anche perché sin dalle prime battute, quando ho avuto l'onore di avere questa delega da parte del sindaco, ho detto che mi sarei impegnato nella digitalizzazione diciamo, del verde. Eh, questo ecco, eh, è la risposta a quanto era stato detto. Abbiamo generato questa mappa georeferenziata. Sono riportati tutti gli interventi di riqualificazione e bonifica effettuati dal 1 gennaio ad oggi per quanto riguarda tutte le aree relative al verde orizzontale. In questo momento abbiamo fatto 102 interventi, che è un numero rilevante se consideriamo che sono relative ai tre mesi più freddi, diciamo. È un numero quasi prossimo a quelli che sono stati gli interventi fatti per l'intero 2021. Il cittadino può vedere diciamo, gli, eh, tutti gli interventi effettuati sulle 10 municipalità oppure se è interessato solo a una singola municipalità basta eh, biffare la municipalità 1 ad esempio e lì sono riportati tutti gli interventi effettuati. Ci sono anche delle fotografie, abbiamo visto sopra il sito perché vengono anche riportate certo, certo. oltre il dettaglio tecnico ci sono anche Dimostrazioni... E questa proprio è proprio la, la partecipazione attiva che io uh, avevo in mente. Eh, il cittadino può andare sul sito bonificato che viene segnalato attraverso diciamo, una bandierina, clicca sopra, esce giorno di intervento, chi l'ha fatto l'intervento e poi es escono anche le schede di lavorazione dove sono riportate diciamo, eh, le immagini relative. Come abbiamo trovato il sito e come è stato trovato. Come funziona? In pratica gli esecutori tecnici, a completamento dell'intervento, attraverso un'app che noi abbiamo donato a loro, diciamo, eh, caricano l'intervento effettuato e in automatico viene caricato sulla mappa georeferenziata. Quindi, è una mappa che si autoalimenta sulla base di interventi che vengono completati dagli esecutori tecnici, che possono essere eh, diciamo i giardiniere che appartengono al lab app polifunzionale di Soccavo o, da prima. Vera 3 oppure dalla Cooperativa il 25 giugno. Eh, questa è un'esperienza innovativa, eh, risulta già applicata in qualche altro luogo? In qualche no, città? non mi risulta, però questo è, voglio eh, informare i cittadini napoletani: questa è solo la prima parte perché su questa mappa georeferenziata verranno caricate adesso anche gli interventi che verranno fatti, diciamo, dai percettori di reddito che partiranno la prossima settimana, ma anche quegli interventi che in piena sinergia, in piena collaborazione con la Regione Campania si facendo all'interno dei parchi municipali attraverso un progetto che vede come protagonisti i BROS. Su questo sto costruendo, sempre sulla stessa mappa georeferenziata, anche l'intervento relativo alle aree cimiteriali. Per noi è un dovere mettere a conoscenza la comunità di ciò che facciamo, però nello stesso tempo chiediamo anche una piena condivisione e collaborazione per la tutela del verde. Ci fermiamo un attimo meglio su questo argomento. I progetti di utilità collettiva in particolare per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Noi sappiamo che il Comune di Napoli ha appena cominciato con 350 percettori di reddito che hanno l'incarico di affiancare il personale comunale nella manutenzione del verde pubblico. A me innanzitutto incuriosisce una cosa, come è stata accolta da parte di queste persone l'offerta del Comune di partecipare a una funzione di bene collettivo? Già il sindaco ecco, aveva annunziato questo tipo di percorso pienamente condiviso che è un percorso di inclusione sociale. Su questo consentitemi di ringraziare anche la collega, l'assessore Marciani che ha collaborato ecco, per quanto riguarda l'organizzazione delle persone ecco, che volontariamente hanno deciso di partecipare a questa crescita della città. Insieme ecco, loro vogliono condividere con noi questo percorso e mi auguro che un domani ecco, possa essere anche un riconoscimento c'è un riconoscimento professionale da parte loro, però questo è un aspetto politico, sociale certo. di livello nazionale diciamo, che non appartiene a noi. Però la, la parte vincente, eh, la parte più bella che ho visto, c'era gr grande entusiasmo da parte loro, sono state rilasciate delle dichiarazioni veramente eh, incoraggianti perché cioè noi vogliamo contribuire alla crescita diciamo, della nostra comunità, alla, a valorizzare i nostri spazi. Vogliamo dare anche qualche dettaglio tecnico sull'organizzazione del lavoro. Loro si occuperanno ecco, di rimuovere quello che è il uh, rifiuto indifferenziato nelle, diciamo, uh, nelle fioriere, nelle fonti arboree, nelle aiuole, sì. nelle aree attrezzate e nei piccoli parchi che sono di competenza municipale. Perciò ecco, si parla di questo è accompagnamento. Esatto, al, andiamo, al... andiamo a chiudere il cerchio. Noi puliamo. E questo lo stiamo facendo e lo stiamo partecipando ai cittadini attraverso la, mappa, la mappatura georeferenziata. Loro dovranno contribuire a mantenere diciamo, questo spazio verde eh, in modo pulito e in modo adeguato, sotto un coordinamento centrale che è fatto dall'architetto Mauro Forto che è stato uno diciamo, che ha collaborato e ha contribuito ecco, affinché questo progetto anche si realizzasse. Poi abbiamo altre 50 unità di percettuale di reddito invece che affiancheranno gli esecutori tecnici quindi i giardinieri eh, presso il poli, lab polifunzionale di Soccavo e quindi in modo tale da incrementare quelle che è proprio la forza per lavoro per quanto riguarda gli esecutori tecnici, sempre previa formazione. Io penso che così con la collaborazione dei percettori di reddito, con la collaborazione dei cittadini che deve, dovrebbe esserci sempre, veramente nel giro di poco tempo potremmo restituire alla nostra comunità, alla nostra città un verde più pulito, un verde più, più fruibile in modo tale che in una società post-Covid che Tenda e isolasse, ecco, possa rappresentare anche un sito dove si possono favorire gli aspetti relazionali. Grazie Assessore, grazie a tutti voi per averci seguito, e vi diamo appuntamento al prossimo approfondimento.